nuovo appuntamento con Automoto Retro News. Ai nostri microfoni Paolo Roseo con Alberto Gianoglio, organizzatore di Automoto Racing nel secondo giorno di manifestazione. Ormai è un appuntamento quello di avere nel nostro salotto l'organizzatore esecutivo di Automoto Racing, Gianoglio Junior, come diciamo noi, il grande Alberto, a cui vanno i nostri complimenti perché stai facendo crescere questa manifestazione parallela ad Automoto Retro in una maniera incredibile e stai avendo però delle grosse soddisfazioni. Buongiorno a tutti, innanzitutto quello che hai detto è giustissimo, è la verità, anche se ogni volta che entro nel padiglione Oval, come nei padiglioni del Lingotto per quanto riguarda Automoto Retro, stento a crederci, perché in un momento come questo di difficoltà generale riuscire a incrementare, a migliorare ancora la manifestazione, che ha sempre un sacco di cose da migliorare, ma comunque sta diventando sempre più bella, è quasi incredibile. Due cose molto belle e le meritate tutte. Ieri era con noi il dottor Lamborghini, ha detto: sono rimasto stupito di come hanno coniugato passato e presente in una maniera così magistrale. E poi da tanta gente appassionata, cioè, quindi arrivano, chiedono, domandano e il numero cresce sempre di più. Sì, per fortuna, perché vuol dire che tutti i nostri sforzi per migliorare la fiera e tutti i nostri sforzi per migliorare la parte pubblicitaria vengono ripagati, ma non è solo un nostro sforzo, probabilmente anche l'appassionato aspetta questo appuntamento. Le condizioni meteo sono migliorate, invitiamo tutti a raggiungerci perché è veramente una giornata splendida, stiamo facendo fatica a fare le riprese, tu sai che oltre che il TG stiamo girando due speciali che andranno in onda mercoledì alle 20.50 e venerdì alle 20.50 in prima serata su Telecupole, stiamo facendo fatica a registrare visto il volume di persone che c'è. Anche quest'anno ad Automoto Retro non mancano i personaggi famosi. In occasione delle premiazioni del campionato BRC era presente Jimmy Ghione. Nello stand di dimensione vintage all'interno della nostra trasmissione l'ospite più importante di Automoto Retro. Lo dico io così tu sei timido. Jimmy Ghione, ciao Jimmy. Ciao. Ciao. Innanzitutto ciao. Una cosa molto importante. Prima nella tua conferenza stampa, sì? dove hai tenuto banco alla grande, hai detto una cosa molto bella. La tua è una carriera al contrario per quanto riguarda il mondo del motorismo sportivo. Eh sì, perché praticamente è la prima volta, ma adesso lo dico io ma lo dicono gli altri perché sono le statistiche che parlano, è la prima volta che succede che uno fa il percorso inverso, perché dalla televisione sono passato a un campionato dove sono anche dei professionisti e ho vinto il campionato italiano. Ovviamente stiamo parlando di macchine, stiamo parlando dell'Hybrid Cup. Complimentoni per i tuoi risultati sportivi, ma com'è Jimmy, direttore tecnico di una scuderia corse? Com'è Jimmy? Direttore sportivo, allora, sportivo, direttore sportivo ma anche tecnico, però è chiaro che è più sportivo, nel senso che io avevo il mio da fare a tranquillizzare gli animi tra i piloti. Poi tu gli puoi dire qualsiasi cosa a un giovane, ma in pista, però purtroppo quando ci si abbassa la visiera, spesso non dico che non si capisce più niente, però si viaggia. La testa diventa ancora più calda. Ricordiamo che domani alle ore 12 termina il concorso Cuore su Ruote. Invitiamo quindi gli espositori ad imbucare la propria scheda all'interno dell'apposito contenitore che si trova sotto la piattaforma rialzata nel padiglione 2. Per oggi è tutto qui, grazie per averci seguiti, l'appuntamento è domani alle ore 11.30. Buona serata!